Bentornati su Alien Destroyer, episodio numero 2, e immagino che sarà anche l'ultimo perché il gioco è molto breve e facile. Però nella prima puntata, a causa di una sfortuna tremenda, non siamo riusciti a battere il boss finale. Quindi andiamo a rifarci la trafila. Dato che il gioco è anche abbastanza divertente, devo dire. Un gioco molto semplice, ok, sì, fatto con 2 lire, però diciamo che c'ha un gusto estetico per la stranezza che a me piace, come vedete da queste immense statue giganti. Ok. Tanto andiamo a distruggere qualcuna di queste basi. Basi spaziali. Quando ne distruggiamo una ne arriva un'altra, quindi non è che stiamo mai al sicuro. Ecco, volevo vedere sta struttura qua nella sua interezza, quindi sto andando verso il bordo del livello. Oh. E l'ho vista nella sua interezza, ma se non la vedevo era uguale perché non c'era niente di... Ah, ma l'hanno preso, m'hanno preso. Hanno tolto 4 punti di vita, Ognuno di questi nemici mi dà 5 punti, mentre ognuna delle basi distrutte mi dà tipo 20 punti, una cosa del genere. Andate a non cadere di sotto, ovviamente. Quella cosa lì bianca, la base bianca sembra tipo una PlayStation 5, guardate. Però meno brutta di una vera PlayStation 5. Allora, scusate. Questa seconda puntata parlo di meno e mi concentro un po' di più, perché vorrei cercare di finirlo a sto giro il gioco. E non è difficile, solo che un minimo te devi concentrare. L'esplosione l'avrei fatta un pochetto più grossa, eh? Comunque, come dicevo nella prima puntata, un pochino ricorda Global Defense Force sto gioco, eh? Nel senso, se un omino contro nemici giganti, eccetera. Però quello era un po' più bellino, perché c'era un po' più quel sapore da kaiju, da film di mostri giapponesi, no? A un certo punto combattevi pure contro Godzilla. Di armi spaziali, sti infami, mi hanno dato un botto energia. Fanculo, armi spaziali, vaffanculo. Ah, quello è un verme spaziale che se non hanno picchiata. Sì, ma ovviamente usando il pad non è agevole come usare un mouse, eh? In ambito FPS. Siamo quasi a 5.000 punti, mi manca il trofeo dei 5.500 punti, speriamo che questo giro me lo dà, perché nella prima puntata per un bug non mi ha dato il trofeo dei 5.500 punti.
trofeo d'argento. Ah! Verme spaziale, infame! Dare un'altra volta la PlayStation 5. No, aiuto. Aiuto. Mamma mia, verme spaziale non mi avrai. Aiuto. Nel spaziale devi morire. No, non mi schiacciare. Gli occhi spaziali mi stanno fregando. Aiuto. La PlayStation 5, c'è un verme spaziale qui. No, sono cascato sotto ancora a 9700 punti, è un passo da raggiungere il boss. No ragazzi, non ci posso credere. Devo stare molto attento a dove metto i piedi. Ogni volta moro perché casco di sotto. Finora non sono mai morto perché mi hanno colpito, eh. Cioè mi hanno colpito fino a morte. Sono sempre morto a causa di sto cacchio di burrone. Ok, rifacciamo. Colpisco prima le basi così faccio più fretta punti, perché se ogni base mi dà 20 punti, ogni nemico mi dà 5 punti, capirete che faccio prima se mi concentro sulle basi, no? Che è colpito questa base, eh? La musica mi fa un po' Golden Axe, eh? Cioè il sottofondo del la musica principale di Golden Axe durante il gioco. No. Oddio, chi è? Ah, è questo. Ah, mi ha preso in faccia con l'acido, disgraziato. Aiuto! Ha tolto un botto di energia con l'acido, quel stronzo! No!
No, ma l'ho ammazzato, regà, non ci posso credere. Terzo e ultimo tentativo per questa puntata. Oh, sto andando male, pensavo fosse molto più facile da finire sto gioco, eh. Terzo e ultimo tentativo, vai. L'arena è sempre uguale oppure gli elementi sono messi random, gli elementi grafici, non lo so. C'ho qualche dubbio in proposito. Ma chi è che mi ha colpito? Ma c'è chiudo che non faccio più dall'acido a sto giro, eh? Spaziali. Ah, aiuto. Spaziale maledetto.
Aiuto. Fermone! Okay. Aiuto! Ah, chi è che mi sta colpendo? Dai, 7.400, dai! Mi ha colpito lui con l'acido, eh! Fatto un botto di energia. Boss, boss, attenzione! No, niente il boss. È ancora presto, mancano ancora 2.500 punti il boss. Sparivo tutto, vuol dire che è arrivato il boss. 8.400 è arrivato il boss, eh? L'altra volta era arrivato tipo a 10.000. Strana sta cosa, eh? Devo stare molto attento a non cadere di sotto qua, eh? Facile perdere il... Allora, quando si teletrasporta te devi muovere lateralmente perché spara. Poi dopo ti puoi anche fermare un attimo dopo che ha sparato. Come mi muovo? Sì, ce l'ho fatta! L'ho distrutto! Ho finito il gioco, raga, ho finito! Black King mi ha dato il trofeo d'oro Black King. E mi dà anche il Platinum Island Destroyer. Ho finito il gioco, ma facendo la miseria solo 9.460 punti. Quindi da questo ho capito che l'altra volta, nell'altra puntata, anche se non ho finito il gioco, ho fatto più punti, ho fatto più di 10.000 punti. Questo che vuol dire che per fare il mega record dobbiamo, invece di ammazzare subito tutte le basi, dobbiamo farmare ammazzando tutti i piccoli nemici che le basi vanno a cagare e che i piccoli nemici ti danno tipo 5 punti l'uno, quindi a voglia a te per fare un punteggione ci si può anche stare, però bisogna fare una partita tipo di 3 ore. A me francamente non me va. Allora, il gioco è particolare, l'abbiamo finito, diciamo che è un gioco un po' scrauso, quindi sicuramente va anche su GDC, giochi discutibili e caccolosi, però in questo caso mi sento di poter dire che il gioco, nonostante sia un po' così scrauso, però tutto sommato non mi è dispiaciuto, anche perché l'ho pagato veramente poco, l'ho pagato tipo 90 centesimi mi pare, e l'immaginario non mi dispiace, questo qua con tutto un po' horror, un po' fantascientifico, e mi ha dato anche un bel platino, quindi ok, per me è ok. Sì, è un giocaccio, però ok, non mi pento dell'acquisto. Per questa volta è tutto, ragazzi, abbiamo finito il gioco. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Continue. Ciao ragazzi, alla prossima!